Carissimi ipogonotomaniaci, bentrovati, bentornati sul canale di Ipogonotomania, nostro consueto video di rasatura di sabato mattina tardi. Sono riuscito a dormire un pochino di più e nell'ultimo video spacchettamento ho fatto vedere, ho mostrato i prodotti che mi ha mandato il nostro amico Bruno Iepariello di Sbarba e come un animale mi sono dimenticato di ringraziarlo pubblicamente. Quindi grazie caro Bruno per l'invio di questi prodotti, è sempre nuova linfa al canale, ricordo che poi dovrò ovviamente restituirli. Cosa andremo a provare oggi, a testare oggi? Barba abbastanza lunghetta, una barba di 2 giorni e mezzo, 2 giorni e mezzo, 3 giorni. Un altro rasoio, come si chiamano? Single edge, quindi monolama. Quello che provai, l'unico che provai nella mia vita precedentemente, me lo prestò, anzi ce l'ho ancora qui, il nostro amico Gennaro e se non ricordo male, azione di rasatura ma molto delicata, tanto delicata, troppo delicata. Oggi vedremo come si comporta questo Asylum, insomma, leggetevelo un po' come vi pare, la scritta è questa. Trattasi questa volta, e l'ho già mostrato, quindi non vado a ripetere l'unboxing, di bellissimo rasoio in acciaio 316L e che ovviamente monta le lame Feder, le Professional Blades. Ricordo che ci sono diverse tipologie di queste lame monofilo. Esistono lame con, credo si chiamino le Pro Guard, quindi una specie di protezione proprio sul filo della lama. Queste dovrebbero essere probabilmente fra le più efficienti in circolazione. Poi esistono lame più delicate. La delicatezza, ovviamente, da che cosa è data? Non da una minor o maggior o peggior affilatura della lama, semplicemente un dimensionamento differente della lama che andrà a ripercuotersi in una fuoriuscita maggiore o minore della lama rispetto alla testa dello strumento. Spero di essermi spiegato perché io al mattino ci metto un po' a carburare. Oh, finalmente si svita bene, gli ho messo una goccina di olio. Testina, aspettate che mi prende sempre contropiede, non capisco. Eccola qua. Che pezzo di meccanica spaventoso, guardate, abbiamo questa struttura a sezione rettangolare che si infila all'interno di quest'altro corridoio, altrettanto rettangolare, insomma, veramente un bel rasoio, fatto molto bene. Vediamo adesso come si comporta. Quindi, lama Feder non è un rasoio a iniezione, injector. Ma dobbiamo prelevare ovviamente con cautela la lama e andarla a inserire nello strumento. Sulla base portalametta abbiamo questi fermi. Aspettate, vediamo di mettere la lama verso l'esterno, non verso l'interno. Ok, lama inserita. Ora copri lametta. Io dovrei mettere gli occhiali. Perfetto. Vediamo un po', avvitiamo il tutto, vediamo se ho messo tutto in modo corretto, si avvita bene e bella fuoriuscita della lama, non so se si vede con il riflesso, cerco di far riflettere la lama, eccola qui, gap, un bel gappettino, eh? E la lama si sente, si sente. Come sapone... Uno Stirling Barbershop, guardate, ci ho messo dentro un pochino d'acqua. Ho chiesto prima a Bruno se potevo mettere l'acqua nel sapone. Eccolo qui, Barbershop, un sapone che mi ha colpito per la profumazione. Mi piace molto, dolce, dolce, veramente buono. Mi ha colpito anche il fatto che prima di produrre il video sono andato a vedere su YouTube altri amici che magari nel passato hanno utilizzato lo stesso sapone e ho trovato un video di Andrea di Stay Traditional che
che ha smesso di produrre video. Se mi stai guardando, ti saluto. Ciao Andreone, ve lo ricorderete, no? Grosso, pelatone, in modo, come dire, non offensivo, eh? Pelatone in modo simpatico. E lui non restò, se non erro, entusiasta della profumazione. Vabbè, questa è la dimostrazione che è De Gustibus. A me piace particolarmente. E come pennello vado a riprendere il Semog misto tasso setola, quindi sapone preventivamente ammollato. Vado a prelevare un pochino di sapone, forma già la famosa ragnatela. Sapete che io abbondo con l'acqua, vedrò di non esagerare perché io ho sempre timore quando le cose non sono mie, sempre paura di rovinare, di fare qualche casino. Ecco qua, pennello intriso di sapone, sciacquo il viso senza prebarba, partiamo con la rasatura. Torno subito. Ecco, a mo' di prebarba potrei utilizzare e utilizzerò il sapone che il pennello ha lasciato all'interno della confezione. Eccolo qua. Sciacquatina le mani perché è molto scivoloso e andiamo di montaggio. Ecco, per i miei canoni l'avrei annacquato maggiormente il sapone, però andiamolo a stendere e poi vabbè, la giustatina con l'acqua, la giustatona, ce la diamo in viso. Io bagno copiosamente il pennello. Non sto lì a misurare le goccine, metto proprio le punte nell'acqua e via. Ah. Non ha una profumazione che in particolare ricordi qualcosa. È delicato, piacevole. Si comporta come tutti gli stirling, quindi tallovati, molto bene a parer mio. Pennello è diventato fantastico e starei qui mezza giornata, ma per ovvi problemi di tempo basta. Secondo me è sufficiente così. Bene, allora andiamo a togliere il sapone in eccesso dal pizzetto. Ma sì, lo rimettiamo sul pennello. Guarda che schiuma, pazzesco. E proviamo questo rasoietto, questo Asylum. Abbiate pazienza, mi hanno detto che si dice in un altro modo, a me piace Asylum RX. E come detto nell'unboxing, è più delicato di una versione precedente, pur mantenendo, a quanto dicono, ottime dotazioni di taglio anche su barbe di qualche giorno. Questa è una barba di qualche giorno e vediamo un po'. Ebbè, rispetto al Razorock in alluminio, questa è un altro mondo, eh. Delicatissima la lama, potente. Ecco, per coloro i quali utilizzano, come me, il rasoio di sicurezza con le lame tradizionali, un po' di abitudine bisogna farla. Questo è molto pesante, ma la lama, essendo molto lunga, trasferisce sul viso una sensazione di dolcezza di taglio veramente piacevole e notevole. Ho un cimitero qui nel lavandino. Ecco, qui io sono abituato a fare questo passaggio, ma la lama troppo lunga mi farebbe appoggiare il rasoio sì soltanto ai lati, quindi preferibile questo genere di movimento, come fosse un mano libera o uno chavette lama lunga. Ecco, sono passato sopra il pomo d'Adamo, mi è venuto un brivido, ma non nessun problema. Mi viene da autoripropormi,
la stessa gestualità, poi ci si accorge che la lama è veramente larga, quindi bisogna educare la mano probabilmente a un nuovo tipo di movimenti in relazione alla conformazione del dito. Però veramente spettacolare. Mamma mia, non ho ovviamente il viso liscio. Andiamo di secondo giro, proviamo a fare un traverso, ammesso che ci si riesca, altrimenti faccio un mix dei miei soliti passaggi. Sapone eccellente, direi. Profumazione, come tutte, ovviamente deve piacere. A meno che non sia catrame di pino, insomma. Ok, andiamo così. Rasoio che fra l'altro si pulisce benissimo, la lama non risulta per niente intasata. Aspettate che qui l'altro giorno con lo Chavette mi sono tolto un neo, credo di aver perso sui 20 litri di sangue. E meno male che è un neo piccolino, bisogna stare attenti ai nei. Facciamo lavorare mezza lama come se fosse il mio solito passaggio. Mamma mia, bellissimo. Qui ho sentito un graffio. Ma strano perché la lama così lunga. E beh, risultato molto buono. Come dico sempre, per i miei canoni mi fermerei qui. Facciamo un altro giro, andiamo di contropelo con questo strumento. Perdonate, abbasso un po' il livello dell'acqua al lavandino, altrimenti faccio il danno. Ok, quindi bagnatina al pennello e via, ultimo giro. Scarichiamo il prodotto. Facciamolo un po' più acquoso, di modo che la lama così lunga vada a scorrere meglio. Sì, qui continuo a sentire bruciare, come se ci fosse stato un ricciolino d'acciaio che ha graffiato la pelle. Magari è un brufolino, eh. L'angolo è abbastanza intuitivo. La lama esce parecchio, quindi taglia con diverse inclinazioni. Signori, mamma mia, marmo, marmo. Vediamo se con questo riesco pure a rifinire. Ecco, stessa sensazione, porca miseria, aspettate. Qua è proprio l'angolo che. Ovviamente è una zona curva, probabilmente si è impuntato qui, bisogna proprio gestirlo bene, altrimenti viene fuori una certa cattiveria, un certo mordente della lama. Ovviamente sul liscio è tutto molto più semplice, è un rasoio che come tutti va studiato. Io non ho tempo, mamma mia, non ho tempo, bisognerebbe. Oh mamma, oh ragazzi, è impressionante, è impressionante. Sì, qualcosina qui, ok, i peli crescono in modo del tutto particolare. Vediamo se si riesce anche a rifinire il pizzetto, se devo ricorrere al mio Chavette. No, si riesce a fare e anche con una certa precisione nonché facilità per via della lama lunga. Ok, vabbè, ho lo specchio parecchio distante, al limite dopo guarderò da vicino.
Oh, la cosa che mi lascia contento è che in questa zona, quando vado a rifinire il pizzetto con lo chalet, essendo incavata, non riesco mai a ottenere una pulitura perfetta. Con questo ci si riesce benissimo. Quindi, sciacquatina al viso, andiamo di dopobarba. Qui però mi ha fregato, eh. Qua lo sento bruciare parecchio. Vediamo cosa ne dice il dopobarba. Sciacquatina e torno subito. Però non sanguina, quindi tutto bene. Quindi barbershop, cosa non utilizzare? Come non utilizzare con un sapone che si chiama barbershop il Floyd, vecchia linea, ne ho ancora mezza boccetta, un po' più di mezza boccetta. Questo è un Y. Oh, mamma mia, ragazzi, non vedo. Non se credo 17, 15, boh, non lo so, comunque la vecchia versione di Floyd, quello talcato. Abbondiamo perché prima o poi lo dovrò anche finire sto Floyd. Allora, botta alcolica notevole su tutto il viso, brucione che è svanito subito. Tranne in questo punto. Sì, quel punto lì mi ha proprio fregato, però la cosa strana è che non sanguina, quindi vi ribadisco adesso quelle che sono le mie considerazioni. Dunque, la sciacquatina agli strumenti. Partiamo dalle cose più classiche, più conosciute. Floyd, credo non abbia bisogno di presentazioni. Quando terminerò questo, quindi 17, 18, 19, 20, 21, 22, fra almeno 5 anni, prenderò la nuova versione. Per adesso, secondo me, è molto, molto evocativo di un tempo passato. Pennellino Semog misto, tasso, setola, sempre una certezza questo pennello, fantastico, massimo equilibrio. Stirling Barbershop, signori, a me. Adesso ho il Floyd, okay, pirla, non sento più niente. A me piace tanto come profumazione, leggermente dolce, non stucchevole. Siamo nell'ambito ovviamente del personale, del soggettivo. Comportamento del sapone l'avete visto, classico Stirling tallowato, prestazioni a parer mio notevoli. Prendiamo questo rasoio, questo single edge. Pesante, sicuramente pesante. La lama, per via della propria larghezza, va ad alleggerire questo senso di pesantezza. È una legge di fisica: più larga è la superficie d'appoggio, minore è la pressione che si arriva ad ottenere sul viso. Dà subito un senso di sicurezza. Così, è la prima volta che lo provo, mi dà l'impressione che si possono gestire diversi angoli di utilizzo e c'è un punto in cui se l'angolo non fosse proprio corretto e la lama si va a scontrare con, per esempio, l'asperità del viso, quindi la convessità del viso, quindi si va a impuntare un attimo, lavora con un angolo tale di incidenza che gratta, graffia. Lo provo ancora, ci mancherebbe, anzi. Vabbè, allora, in relazione al BBS ottenuto, non so se ciò che sto per dire si avvererà. Ho fatto un esperimento, poi vi mostrerò cosa c'è lì, un sapone che sta asciugando, l'ho fatto. Vabbè, se domani dovessi avere un attimo di ricrescita, farò un altro video, riproverò il rasoio
e vediamo come reagisce la pelle e come si comporta in una rasatura dunque quotidiana. Quindi, carissimi, penso di aver detto tutto, sì? Rasatura perfetta, liscio come non ci fosse un domani, forse, vista la mia barba, uno dei BBS più profondi, ma soprattutto raggiunti con il minor numero di passaggi e una facilità veramente, veramente notevole. Dunque, carissimi, ringrazio ancora Bruno per avermi mandato i prodotti, ringrazio Gennaro per avermi permesso di usare la sua lametta. Una delle sue lamette. Auguro a tutti uno splendido fine settimana. Se riesco, ci vediamo domani, altrimenti prossimamente. Ciao a tutti da Andrea e dal canale di Pogonotomania. Ciao ragazzi, alla prossima.